Nella live di oggi sono molto molto contento dell'ospite perché è una persona che ho conosciuto tramite LinkedIn, guarda caso, ormai alcuni anni fa, con cui ho avuto modo già di collaborare sia per della formazione insieme o anche solo per degli aperitivi di networking, come è successo proprio un paio di giorni fa. E la persona è consulente di carriera molto esperta che ha da poco lanciato anche insieme a delle socie un progetto veramente unico e con un impatto, secondo me, molto importante in questo periodo. Il progetto si chiama Azione Ikigai, ma adesso ce ne parla proprio lei perché l'ospite di oggi è Francesca Scelsi. Ecco qua, ciao Francesca. Ciao, buonasera. Sono Benvenuto. onorata di essere sul canale di Alessandro Gini. No, l'onore è mio e è veramente un piacere perché, appunto, a parte che ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto anche dei corsi su LinkedIn per la carriera, ma quello che abbiamo pensato di raccontare oggi è molto importante. Però prima, per chi non ti conosce, magari, chi Due sei, parole. Francesca Scelsi? Allora, come ha detto già Alessandro, sono un consulente di carriera, quindi supporto le persone nella ricerca del lavoro e nell'orientamento professionale, quindi anche nell'aiutarle a capire quale lavoro, che è un tema molto sentito, molto sofferto, e su cui c'è da fare anche un po' di cultura, probabilmente. Quindi sono ormai 5 anni che faccio questa attività. Prima di questa attività non ero molto distante, nel senso che lavoravo in azienda, mi occupavo di risorse umane, quindi bene o male i temi della selezione, della ricerca del lavoro, dello sviluppo di carriera, li mastico dai tempi dell'università. E quindi questa è un po' la mia attività e Azione Ikigai, che ha anticipato Alessandro, è in effetti una consulenza di carriera allargata, nel senso che è un percorso di gruppo. Nel quale aiutiamo le persone a trovare il proprio Ikigai, che ci piace come termine, perché è un termine molto ampio che racchiude diversi aspetti, quello del talento, quello dell'essere utile alla società, quello dell'essere remunerato e quello del fare qualcosa che ci piace e che sappiamo fare. E quindi chiaramente è un approccio multidisciplinare. Aiutiamo le persone a trovare l'ikigai, ma anche poi a trovare lavoro, perché poi l'ikigai deve tradursi in un'occupazione reale all'interno del mercato. Quindi lì il consulente di carriera porta tutta la sua esperienza in termini di settori, trend, competenze, ruoli professionali, dove sta andando il mercato. E qui questo è Bene. quello che E faccio dalla mattina alla sera. che ti piace molto perché si vede dal Sì. sorriso che anche a sera continua ad avere. Sì, mi piace. Il fatto che tu prima fossi nelle risorse umane è un grande valore aggiunto da questo punto di vista, perché sai dall'altra parte, no, quali sono le dinamiche e quindi puoi guidare le persone correttamente, anche appunto conoscendole. Nel frattempo sono arrivati le prime persone a seguirci che stanno salutando e sicuramente ti conoscono, che ti fanno già i complimenti in anticipo. Abbiamo un po' di persone attente, ci fa piacere, insomma, nonostante siano le 18, che le persone Del si stanno venerdì. svegliando. Del venerdì col sole di Col inizio sole. estate. Abbiamo sfidato la sorte con questa live. Allora, il tema che abbiamo pensato di trattare, come appunto sicuramente chi si è collegato ha visto, è proprio quello degli errori che si fanno. Molto spesso, oltre che avere le indicazioni su cosa fare, è molto utile, no, capire cosa si sbaglia, cosa si potrebbe sbagliare, perché per contrasto ci può guidare. E tu ne hai identificati quattro in particolare, di cui volevi parlare, che riguardano alcuni LinkedIn e alcuni no, o perlomeno solo in parte, quindi qui c'è quel mix che dicevo all'inizio, LinkedIn, ma non solo. E qual è secondo te il primo errore, forse anche uno dei più comuni che si fa quando si affronta il mondo del lavoro? Allora, è un errore che contiene altri errori, ma per come dire, esigenze di narrazione parliamo di strategia. Il primo errore è quello di non avere una strategia. Cosa significa? Strategia, a me piace una citazione che quando penso alla strategia mi viene in mente questa citazione di Abraham Lincoln che dice: se ho 3 ore per abbattere un albero, uso la prima per affilare l'ascia. Quindi un terzo del tempo, anziché andare subito ad abbattere l'albero, lo passo a definire la strategia, in questo caso affilare l'ascia.
Quindi un errore che spesso noto le persone fare, o meglio, l'errore che poi porta le persone ad accorgersi che c'è qualcosa che non va, è il fatto che hanno iniziato la loro ricerca del lavoro, ma in effetti non hanno affilato l'ascia. E cosa significa questo? Diciamo, su due livelli possiamo definirlo. Da un lato, in termini di identità. Quindi la persona non ha definito la propria identità, quindi quali problemi risolve, a quali tipi di aziende, in che modo, attraverso quali competenze. Quindi questo sembra chiaro perché spesso noi crediamo che lo sia, però poi quando arriva la domanda si balbetta, e perché in realtà non è stato interiorizzato molto bene in termini di identità. E questo poi ovviamente ha delle ripercussioni sul secondo livello, che è quello della comunicazione. E quindi sia l'identità che la comunicazione devono essere definite a monte, quindi sono un po' la mia ascia che vado ad affilare. Questo è un po' il concetto. Guarda, mi sorrido perché ho finito poco fa una lezione in università online e una persona, parlando di LinkedIn, ha detto: io sono su LinkedIn da tanti anni, non ho mai ricevuto un contatto da un recruiter, un'opportunità. Ma quale opportunità voleva ricevere? No, non c'era una strategia. Guardando il profilo, nonostante fosse una persona molto esperta nel suo settore, perché poi me l'ha raccontato, non si capiva nemmeno in quale settore potesse applicare le sue competenze prioritariamente. Quindi sicuramente non c'era un livello di identità e tantomeno di comunicazione, non essendoci l'identità. In effetti, per quanto riguarda LinkedIn, a me piace sempre dire come affermazione che LinkedIn, se usato correttamente per la carriera e non solo, è uno strumento di comunicazione a tutti gli effetti, non è il CV online, ma è uno strumento di comunicazione. E forse è qui che arriva il disagio per alcuni che, non occupandosi di comunicazione come competenza, non sanno nemmeno come governarlo uno strumento di comunicazione. Non so se ci ritrovi. Certo. Sì, il tema è che, qui potremmo parlarne per ore, però il tema è che la ricerca del lavoro è diventata estremamente più complessa perché il mercato è più complesso, perché non abbiamo più solo un'identità fisica, abbiamo un'identità digitale, la società è diventata più complessa e quindi la ricerca del lavoro si è spostata al 100% online. Oddio, nel senso che alcune logiche, alcune dinamiche continuano a permanere, poi insomma parlo di networking, adesso non approfondiamo, però ok, ma tutti abbiamo un'identità e tra l'altro qui cito un altro Václavik, cioè non si può non comunicare, quindi se io sono in LinkedIn ma non ho curato il profilo e credo in realtà che sia sufficientemente completo ed efficace, oppure non uso LinkedIn nella maniera giusta, quindi non faccio interazioni e non creo occasioni di confronto e di interazione, che posso farlo in mille modi diversi, questo significa comunicare male, non comunicare, perché in realtà non comunicare è impossibile. E questo ovviamente abbassa le possibilità che abbiamo di essere trovati, perché poi la strategia madre è quella dell'inbound, diciamo, cioè essere presenti e comunicare bene il nostro valore professionale, tutto, cioè è quello che è la nostra identità che dobbiamo avere definito bene a monte affinché siano gli altri a venire da noi. E questo ci consente di anche sbarazzarci della concorrenza, di evitare altri errori che vediamo dopo, così non anticipo cose. Okay. E quindi, insomma, questo è un po' l'esempio, il discorso. Ovviamente non ne faccio una colpa, è chiaro. È molto probabile che le persone che non adottano una strategia è perché magari non cercano lavoro da tanto tempo e quindi semplicemente sono... Non conoscono le dinamiche nuove, perché comunque queste dinamiche, diciamo, che esistono dagli ultimi 8-10 anni, certo, più o meno, e questa nello specifico di LinkedIn ancora meno, forse, sì, per la ricerca. Sì. Guarda, l'osservazione che hai fatto poco fa si collega, secondo me, molto bene anche al secondo grande errore, no? Talvolta le persone hanno una mancanza a livello tecnico, quindi non sanno come fare le cose, ma
Altre volte l'errore è a un livello un pochettino più interiore e qui appunto ti lascio affrontare il secondo grande macro errore. Esatto, il secondo che ha a che fare con le nostre emozioni, ovvero iniziare la ricerca del lavoro quando non sono pienamente strutturato, strutturata sul piano emotivo. Significa avere degli strascichi o legati a vicende professionali passate, che quindi hanno intaccato la nostra struttura, la nostra solidità, il nostro equilibrio, centratura. Oppure avere delle credenze limitanti che, come dire, anche qui alzi la mano chi non ce n'è una, però ci sono e quindi occorre lavorarci, credenze limitanti che ci portano, per esempio, a credere di non avere abbastanza competenze, di non avere in realtà nulla di speciale, di in realtà non essere così preparato, no? Di essere un po' mediocre, di non avere qualcosa di unico, perché poi magari arriva il consulente di personal branding, il consulente di carriera e ti dice: ehi, devi trovare la tua unique value proposition. E uno dice: ma io non ce l'ho la unique value proposition. E quindi anche lì bisogna, quando si lavora con le persone, bisogna sintonizzarsi anche un po' a livello proprio relazionale, perché è un lavoro. Questo che ci fa mettere molto in discussione, quindi cambiare lavoro, cercare un lavoro nuovo oppure cercare un lavoro perché si ha necessità, è comunque qualcosa che ci mette alla prova e quindi le emozioni vengono fuori. Per cui anche in questo senso, nella nostra ricerca del lavoro, oggi più che in passato, visto che dobbiamo comunicare, dobbiamo curare anche quell'aspetto, perché una volta, curato, l'aspetto emotivo e quindi una volta lavorato sui nostri bias, posso garantire che l'effetto che si ha sugli altri cambia totalmente e questo sia durante un colloquio di lavoro, ma anche prima, quindi in tutte le fasi precedenti. Per cui è molto importante e se non lo facciamo, il rischio è quello di fare un po' come il criceto sulla ruota, quindi di fare una grande fatica e di non ottenere risultati. E spesso poi ci si accorge che c'era quella cosa, quella piccola credenza nascosta che in realtà ci boicottava. Eh sì, guarda, colgo lo spunto di un commento che non è propriamente una domanda, ma mi piace raccoglierlo subito di Valeria Vaccari che dice: è un discorso più da psicologo, da coach o mindfulness. Ed è esattamente questo, perché se non partiamo da quel livello, non arriviamo nemmeno a quello tecnico, cioè affrontare un livello tecnico, strategico, tecnico, senza aver messo a posto quell'aspetto, è come costruire una base senza le fondazioni. Quindi è importante parlarne anche quando si fa un discorso come questo, come monito, per dire che bisogna andare a quel livello. Poi, chiaro che se quei problemi sono molto in profondità, serve l'aiuto di uno psicologo e non siamo certo o io o te a risolvere questi problemi alle persone. Tu hai delle competenze diverse dalle mie, magari più vicine a quelle, chiaramente. Però è giusto anche per noi, anche per me, quando io aiuto le persone su LinkedIn, ricordare l'aspetto emotivo. Io, per esempio, ne parlo sempre quando parlo di scrivere i post. Io dico sempre che ci sono tre stop a scrivere i post: il tempo che serve, sapere come farlo bene, l'aspetto tecnico e l'aspetto emotivo di esporsi. Magari una volta uno è stato scottato da un post che è stato commentato in modo polemico, no? E c'è la cicatrice. Quindi non possiamo prescindere da quello e quindi è giusto, secondo me, parlarne e attrezzarsi prima di mettersi in cammino, insomma. Sì, prima o durante, anche durante Durante. poi basta farlo. Esatto. Allora andiamo all'altro grande errore, molto comune e fammi dire, io quando mi hai raccontato di questo errore l'ho considerato un po' ingenuo, ma posso anche capire perché molti lo fanno. Vabbè, prima te lo faccio raccontare e poi ti dico un parallelismo che mi è venuto in mente. Ok, allora il terzo errore è vero, può sembrare scontato, ma non lo è in realtà perché non è così comune questa informazione. Vado al sodo, usare solo il curriculum e gli annunci di lavoro, quindi la ricerca degli annunci sulle varie piattaforme, tra cui LinkedIn.
e dedicare la maggioranza del tempo e delle energie, eccetera, a questo, cioè a utilizzare gli annunci e inviare il nostro curriculum. Ovviamente è parte della strategia, ma non è l'unica. Quindi qui l'errore non è fare questo, l'errore è fare solo questo. E quindi qui è doverosa la distinzione tra ricerca passiva del lavoro e ricerca attiva. La ricerca passiva è esattamente quella che, come ci suggerisce la parola, ci porta a aspettare che escano gli annunci. Quindi è passivo in che senso? Nel senso che io non sto contribuendo proattivamente o attivamente nel far sì che nascano delle opportunità, ma mi limito a osservare ciò che il mercato mi propone in termini di annunci. Qual è il problema? Il problema è che statistiche ormai da anni, se andate a vedere Unioncamere, Istat, parlo dell'Italia, affermano e confermano che gli annunci rappresentano solo il 20% del potenziale del mercato del lavoro, 20-30. Questo dato poi varia in base alle tipologie di livelli, tra virgolette, quindi più si va verso livelli manageriali e più questo dato è vero. Quindi stiamo dicendo che se io mi candido, se uso solo la ricerca passiva, io sto di fatto lavorando solo col 20% del mercato, che è una fetta piccola, e in più è anche una fetta dove c'è molta concorrenza, ovviamente, perché è la parte emersa. Se voi pensate all'iceberg, è la punta, il classico esempio dell'iceberg è la punta. Quando io invece capisco che c'è una montagna di opportunità, un mare di opportunità, il tema non è che non c'è lavoro, il tema è che ci sono più canali per trovarlo, forse è difficile da trovare. Ma c'è, soprattutto nel momento in cui io mi parto dal presupposto, e quindi qui torno all'errore numero 2, che io posso crearlo, perché posso costruirmi delle competenze e fare dei mix, lavorare sulla mia occupabilità, che è una parola che in italiano non esiste, però è la traduzione di employability, la mia occupabilità, in modo da andare incontro alle esigenze del mercato che cambiano continuamente. E quindi la ricerca attiva invece è quella che ci porta a lavorare sia con gli annunci ma anche con LinkedIn nello specifico, perché poi di fatto è veramente il posto dove fare la maggioranza delle altre cose, cioè costruire un personal branding, costruire una reputazione digitale e professionale, interagire con i miei, con le aziende, con i manager, con le risorse umane, con gli headhunter, creare relazioni, fare network, quindi è il posto numero 1 dove fare tutto questo. Oltre che poi in LinkedIn posso trovare molte informazioni, perché posso usare i filtri per trovare le aziende, trovare le persone, insomma. Quindi queste sono tutte le azioni che io, se metto in campo, sto massimizzando la possibilità di avere dei risultati, perché sto usando tutti i canali, e sia la modalità passiva che la modalità attiva. E questa è una cosa che non lo so se è già, cioè se le persone, credo che insomma pian pianino si stia diffondendo la voce, insomma, che soprattutto con la pandemia ci siamo un po' fiondati un po' di più su LinkedIn. Non so tu che percezione hai. Sì, però vedi, questo errore spesso viene fatto anche stando all'interno di LinkedIn, cioè chi cerca lavoro su LinkedIn e si basa solo su candidatura alle offerte di lavoro commette alla fine lo stesso errore nonostante stia su LinkedIn, perché come i dati ci insegnano, molte offerte di lavoro, anche di quelle che arrivano alla pubblicazione, in realtà poi vengono, diciamo, arrivano alla selezione finale, soprattutto candidati che sono magari nati prima da segnalazioni interne o anche da candidature spontanee, dal networking, no? Quindi anche dentro LinkedIn non è solo la sezione job quella da guardare quando uno cerca lavoro, ma c'è molto di altro da fare. E tra l'altro, provando a dare uno sguardo dall'altra parte, però, per chi vuole capire come lavorano le risorse umane per creare la propria strategia, tornando a prima, le risorse umane stesse utilizzano strategie per trovare i candidati passivi e i candidati attivi.
che non attivi sono quelli open to work, per intenderci, no? Cioè che dichiarano che sono alla ricerca di un lavoro e che magari sono quelli che arrivano alle risorse umane con la candidatura all'offerta di lavoro. Ma spesso le risorse umane sanno quanto valore in più c'è in quello che loro chiamano il candidato passivo, ma che in realtà dall'altra parte, no, vissuto come candidato vuol dire essere attivi, cioè quelli che loro, le risorse umane, notano facendo networking, notano nei commenti, contattano attraverso la ricerca, chiede molto tempo alle risorse umane, quindi se noi ci mettiamo più evidenti alle risorse umane in quel modo, gli avvantaggiamo anche il lavoro. Sì. È come, mi viene in mente un'altra immagine, stasera va così, è come invece che andare a caccia di farfalle, rendi il tuo giardino rigoglioso, profumato e colorato, di modo che siano le farfalle a venire da te. Quindi tu sembri passivo, in realtà le hai portati tu da te, quindi sei stato sufficientemente attivo da portarli da te. Sì. Per le risorse umane il passivo, apparentemente passivo, è che non stanno attivamente cercando lavoro attraverso le candidature, però è una nomenclatura proprio speculare, no? Quando ho annunciato questo, appunto, questo terzo errore, ho detto che mi aveva colpito perché io lo vedo fare spesso, con le dovute differenze, nell'ambito commerciale. Io nella formazione lavoro molto con le forze vendite, per esempio, in quello che si chiama il social selling. È lo stesso errore, portato nell'ambito delle vendite, che fa chi pensa che per vendere basti contattare gli uffici acquisto, il decision maker con un messaggino o una sequenza di messaggini e quello basti per potersi portare a casa il potenziale cliente. E quello è come basarsi solo sulle candidature e le offerte di lavoro, no? C'è molto di più, c'è appunto la reputazione, la visibilità, il presidiare certi ambienti digitali, certi ambienti di LinkedIn, il avere una visibilità inbound, prima hai usato questa parola che magari non a tutti è chiara, no? Ma adesso con la metafora delle farfalle ne abbiamo dato un'immagine, no? Quindi attirare a sé attraverso delle azioni che possono essere attrattive. E quindi è un errore secondo me molto umano quello di basarsi solo su ciò che è manifesto, e appunto capita anche nell'ambito commerciale, però facendo quello si va solo nella massa e quindi... Sì, si va a un'altra velocità, si va, ma si potrebbe, se uno vuole, ecco, poi diventa anche una scelta, se uno vuole ottimizzare, vuole accelerare, può aggiungere altri canali, altre strategie. Sì. Senti, l'ultimo errore, poi arriveremo anche con delle soluzioni, non solo con gli errori, anche se parlare delle soluzioni ha già in parte dentro l'errore. Scusate, parlare degli errori ha già in parte la soluzione dentro, ma ne abbiamo ancora uno e lo voglio introdurre citando proprio una obiezione, diciamo, che mi è stata fatta nella lezione che ho finito poco fa, di una persona, tanto con un bellissimo profilo, un background molto interessante, che mi ha detto: io sono molto timida sui social, non mi piacciono, non solo LinkedIn, e anche l'ultimo lavoro l'ho trovato perché ho contattato direttamente per email o addirittura alcune volte andando direttamente il potenziale datore di lavoro, l'azienda. Qual è questo errore che rischiamo di fare pensando solo in questo modo? Anche questo è un po' una convinzione, se vogliamo, no? Quella di, convinzione o percezione, quindi io non sono social, a me magari io, mi viene detto, no, io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho, quindi è come se fossero, diciamo, la stessa cosa. E in effetti qui capisco l'obiezione, nel senso che ci sta. Il tema è che LinkedIn ha tutto un ecosistema diverso, quindi possiamo non essere social, ma come, se abbiamo un obiettivo, torno al discorso di prima, rimane sempre una scelta, se abbiamo un obiettivo professionale, vogliamo crescere, cambiare, eccetera, e esiste il social recruiting e esiste questa piattaforma LinkedIn in cui, tra l'altro, i dati continuano a crescere, insomma, gli iscritti continuano a crescere, quindi in qualche modo l'intero mercato del lavoro si sta spostando lì, è vero, ci sono altre piattaforme, c'è Indeed, Monster, ce ne sono altre. La differenza qual è? Che le altre piattaforme si limitano a far incontrare domanda e offerta, quindi sono piattaforme di annunci, sono dei motori di ricerca di annunci. LinkedIn ha, oltre ad avere quello, ha il social network, ha il database, ha il profilo che non è solo un profilo, non è un CV,
è molto di più ed è sempre in evoluzione. Quindi è una, come dire, c'è una ricchezza dentro LinkedIn tale per cui se io non sento di essere particolarmente social, devo trovare il modo di entrare dentro la piattaforma e trovare il mio stile comunicativo. Quindi non dobbiamo tutti comunicare allo stesso modo, ma di nuovo, se vogliamo essere più visibili, ci tocca scendere un po' a compromessi. Quello che dico è che sappiamo che esiste social recruiting, più del 90% delle ricerche di personale vengono fatte su LinkedIn, anche questi sono dati che potete trovare facilmente, quindi significa che se io non ci sono, non mi trovano. Per cui iniziamo a esserci e poi valutiamo come esserci e come interagire. Quindi su questo mi viene da dire, cerchiamo il modo migliore per far sì di non doverci snaturare, perché anche questo non sarebbe corretto, perché poi comunque è una cosa che potrebbe trasparire, non snaturarci, ma allenarci e anche imparare questa nuova competenza che un pochino nel mondo digitale dobbiamo apprendere, che è quella di comunicare noi stessi. Quindi non è più sufficiente saper fare, quindi avere una professionalità, sapere fare, avere delle competenze, ma dobbiamo anche saper comunicare chi siamo e quello che facciamo. E questo è un po', sì, come dire, un dato di fatto. Può piacere o no, ci sono delle persone magari che si divertono di più, altre che fanno più fatica. Ti faccio una domanda io, così anche per creare un po' di confronto. Sul tema non sono social, abbiamo parlato più di LinkedIn. Sì. Quanto conta invece anche preoccuparsi o occuparsi perlomeno di Instagram, perché ci l'ha di Facebook, di TikTok, quando siamo alla ricerca del lavoro? Dunque, qui ci sono diversi livelli. Questo è il mio punto di vista, è che LinkedIn in qualche modo lo separo dagli altri tre. Adesso ne abbiamo citati tre, poi ce ne sono anche tanti altri, però i principali, Facebook, Instagram e il neonato TikTok. Li separo. Questo non significa che gli altri tre non debbano essere curati, quindi dico due o tre cose. Se ci siamo e li usiamo in maniera personale, abbiamo due opzioni: o settiamo la privacy di tutti e tre, tale per cui nessuno può vedere i nostri contenuti, e quindi in qualche modo scegliamo di tenere i contenuti solo per i nostri amici stretti, amici diretti, oppure viceversa scegliamo di tenere aperta la visibilità, ma di inserire nelle nostre intenzioni di comunicazione anche la possibilità che un recruiter o un'azienda ci guardi. E questo quindi rinforzerebbe la nostra presenza online. Ciò significa che non devo fare necessariamente post di tipo professionale su Facebook o su Instagram, ma che io so che tutto quello che sto pubblicando potrebbe essere usato contro di me, e quindi lo pubblico con cura e con attenzione. Poi c'è un altro tema, che è quello del tipo di professionalità. Quindi questo discorso che ho fatto è generico. Dopodiché, se uno però ha una professione che ha a che fare con la comunicazione, col digitale o col visuale, io gli consiglierei di pensare anche ad altri canali, tra cui per esempio un Instagram, perché sono di fatto vetrine ulteriori, cioè quindi oltre a LinkedIn, oltre a un eventuale blog, sono altre vetrine che ci consentono di mostrare le nostre competenze. Quindi questo è un po' il mio punto di vista. Mi trovo assolutamente d'accordo. E, insomma, non dobbiamo mai ignorare dove potrebbe arrivare lo sguardo del recruiter per fare una valutazione. No, di fatto anche qui, insomma, ricerche abbastanza facili da trovare. È consuetudine, insomma, un recruiter, ma anche un manager, quindi il nostro potenziale assuntore, cioè la persona che potrebbe assumerci. Una volta che, per esempio, ricevono il nostro curriculum e magari lo trovano interessante, la prima cosa che fanno è inserire il nostro nome in Google, che a sua volta fornisce dei risultati. E questi risultati, guarda un po', sono i social network, i primi risultati che escono. Esatto. Quindi, se noi lo sappiamo, possiamo far sì che ciò che viene trovato su di noi
sia esattamente quello che noi vogliamo che sia trovato. Quindi il tema è curare, guidare questo processo, essere noi a decidere che cosa gli altri vedono, e quindi sia in termini di foto che di scritti, eccetera. Esatto, e tra l'altro LinkedIn è molto amato da Google, per cui il profilo LinkedIn o magari dei contenuti scritti come articolo su LinkedIn rankano piuttosto facilmente Google, quindi si può sfruttare questo. Se abbiamo un passato magari un po' da spingere un po' più in sotto eventualmente su Google. Allora, andando verso la parte finale di questa nostra live, abbiamo parlato di problemi che in parte, vabbè, l'argomentazione conteneva la soluzione, però vuoi soprattutto dare un'idea, no, di un'impostazione diversa per cercare di non incappare in questi errori? Sì, le tre M le possiamo chiamare. Metodo, che quindi va un pochino a lavorare sul tema della sull'errore 1 e l'errore 3. Metodo significa sapere che esistono diversi canali per la ricerca del lavoro. Quindi ci sono gli annunci, c'è il personal branding, ci sono le piattaforme, c'è il networking online e offline. Quindi avere una panoramica. Quindi creare un piano d'azione che lavori su tutti questi canali, e quindi avere un metodo. Una cosa che aiuta è anche quella di programmare la ricerca, quindi di darsi degli obiettivi settimanali. Per esempio, questa settimana voglio fare 10 nuovi contatti su LinkedIn, oppure un appuntamento di networking, oppure 5 autocandidature e 3 risposte ad annunci. Quindi proprio in termini numerici, se noi ci diamo degli obiettivi e quindi ci diamo un metodo, questo ci aiuta su più livelli. La motivazione, quindi siamo più... È un'altra M. La motivazione, siamo più ingaggiati e poi qualora non dovessimo avere dei risultati strabilianti, no panic, perché... No panico, perché andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. E quindi possiamo misurare, no? Quindi possiamo decidere di cambiare la strategia, oppure di cambiare i numeri, insomma, di dire ok, faccio più questo e meno quest'altro. Misuriamo anche il tempo che abbiamo a disposizione, che impieghiamo, perché il tema tempo è un tema, c'è poco da dire, lo so. E quindi anche qui, in base alla vita che abbiamo, se stiamo lavorando, se non stiamo lavorando, programmiamo la ricerca del lavoro proprio in agenda. Questo è il mio consiglio. Quindi questo è il primo... La prima M è il metodo. Il metodo. La seconda M è il mindset, che la mentalità, possiamo dire. Quindi è quella che è un po' quella legata all'errore 2, no? Quello sulle emozioni. Cioè il mindset è quello che ci dà l'energia giusta per... muoverci nei confronti del mercato, perché devo dire che questo ha un forte impatto sull'efficacia. Cioè, se noi abbiamo un mindset appunto energico, ok, piuttosto, dico, se c'è un momento di sconforto, di demotivazione, ci fermiamo un secondo, ok, ci stoppiamo e poi riprendiamo quando rientriamo un po' nel mood giusto. Questo comporta anche un'ulteriore abilità, che è la capacità anche di automotivarsi, ed è per questo, tra l'altro, che abbiamo creato Azioni Kigai, nel senso per fare questa cosa insieme, perché il problema della motivazione è un problema serio. Quindi se io sono scoraggiato ed demotivato, non ottengo risultati, è normale che mi scoraggio. Quindi lavorare insieme ci consente anche di lavorare un po' su questo tema. E ok, questo è un po' la seconda M. E la terza M è legata al mercato. Quindi, benissimo metodo e mindset, ma poi io devo anche guardare cosa c'è là fuori. Questo è un passaggio che spesso non si fa. È come se noi magari facciamo
mettiamo un palco bellissimo, creiamo lo show, ci vestiamo bene, tutto perfetto, ma non ci siamo curati che il pubblico venisse a vederci, no? Quindi, oppure non abbiamo studiato il mercato, quindi quali sono le aziende che potrebbero essere interessate alla mia professionalità, a chi possono essere utili le mie competenze, quali sono le nuove aziende, i nuovi trend, i nuovi mix anche, no? Che si creano, penso al fintech, agritech, tutti questi nuovi anche mercati che nascono, e quindi confrontarci con col mercato, che, se no, e quindi anche, aggiungo, scusami Alessandro, riadattare alle volte, cioè magari noi abbiamo un'idea, potrebbe anche essere un'idea come freelance, per esempio, alle volte succede, no? Oppure ho un'idea, voglio andare dalle aziende e fare questo, ok, ma esiste quel lavoro? E qui nell'ikigai è la parte, qualcuno che è disposto a retribuirti, cioè c'è qualcuno che è disposto a darti del denaro affinché tu risolva quel tipo di problema? Quindi questo è un esame da fare. Eh sì. Mi è venuto in mente, non ci avevo pensato mentre ci preparavamo, ma lo aggiungo così live, uno strumento di LinkedIn che pochi conoscono, si chiamano Career Explorer, che permette, lo metto qua nella chat per chi ci sta seguendo ora o anche poi nella registrazione, perché poi questa live resta a disposizione, no? Registrata. È uno strumento di LinkedIn che grazie a quello che LinkedIn chiama l'economic graph, quindi alla quantità gigantesca di dati che LinkedIn ha a disposizione in modo dinamico sulla carriera delle persone, quindi come le carriere si sono evolute, di capire, per esempio, chi partiva da una certa posizione, da una certa qualifica, che cosa potrebbe fare oggi, quali competenze sono condivise tra due posizioni e quali invece magari dovrebbero essere aggiunte, quindi anche magari su cosa concentrare il proprio percorso di aggiornamento professionale, anche per aggiornarsi, come dicevi tu, a una nuova nomenclatura che talvolta, anche per una questione generazionale, può un po' sfuggire. È uno strumento molto interessante che, tra l'altro, è geolocalizzato, cioè si può fare questa analisi per area geografica. Quindi a Milano, se facevo il dirigente nell'ambito acquisti oggi o vendite oggi, cosa potrei fare? Come si chiama quel lavoro e quali competenze dovrei magari aggiungere. È molto potente. Caspita. Career Explorer. Sì. Potete googlarlo, Career Explorer LinkedIn, oppure il link l'ho messo nei commenti. E poi i dati vanno interpretati, per questo servono i consulenti di carriera, ma gli strumenti li fornisce anche LinkedIn. Beh, un tempo non c'era e infatti, cioè io sempre penso, caspita, con tutte queste informazioni oggi no, abbiamo una mappa Esatto, che è ci la mappa. consente di muoverci. Però poi va appunto, bisogna interpretarla e intraprendere il percorso. Allora, ci sono stati un po' di commenti, ma così erano più delle osservazioni, a qualcosa ho risposto anche direttamente nei commenti. Se ci sono delle domande che volete fare a Francesca, a me, su quello che abbiamo detto, su azioni Ikigai, sul percorso di consulenza di carriera. Siamo disponibili ancora per qualche minuto prima di chiudere e in ogni caso vi ricordo che appunto per chi non è collegato con uno di noi due, chiaramente cercarci su LinkedIn è il primo step per trovarci. Trovate anche la pagina di Azione Ikigai, con sempre tanti contenuti molto interessanti e la pagina di Up for Business, cioè della mia azienda, se siete invece più interessati strettamente ai temi LinkedIn. Francesca, grazie Grazie mille. di cuore, grazie a tutti quelli che ci guardano adesso, che ci guarderanno in differita, e collegatevi con me, quindi sempre in LinkedIn, ricordatevi, nota personalizzata, quindi quando si manda la richiesta di contatto si personalizza e mi dite quando mi avete vista, eccetera, che io sono felice di allargare la mia rete. Idem, sottoscrivo, la buona pratica della nota è veramente fondamentale. Se volete poi cercare lavoro, insomma, si parte da lì. Francesca, grazie ancora, grazie a tutti e alla prossima occasione. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, ciao.